Serie B, il campionato degli italiani. Vigilia di campionato per la Serie B con tre anticipi che si disputeranno sabato. Ad aprire la 33esima giornata alle ore 15, due gare interessantissime per la zona alta della classifica. Il Bologna ospita il Livorno nel tentativo di tornare al successo al Dallara dopo oltre due mesi. Per farlo Lopez si affida a Cacì e Sansone assistiti dalla Ribi. In difesa invece tornano Ceccarelli e Maietta. Panucci cerca i primi punti della sua gestione passando al 3-5-2 con Sirigati vantaggiato in attacco e col ritorno di Emerson al centro della difesa. Altra gara ricca di interesse è quella tra Spezia e Pescara. I Liguri alla ricerca della quarta vittoria nelle ultime 5 gare dovranno fare a meno dei nazionali Bakic e Bianchetti con l'unico ballottaggio tra l'una e migliore sulla corsia di sinistra per il posto da titolare. Baroni recupera in extremis Rossi e Politano con Zampano avanzato a centrocampo per sostituire lo squalificato Bjarnason. Alle 20.30 va in scena la capolista Carpi al Menti per sfidare il Vicenza di Marino ancora imbattuto nel 2015. I veneti dovranno fare a meno di Delia, mentre per Manfredini si deciderà in extremis. Per il resto non ci dovrebbero essere cambi rispetto alla vittoria di Modena. Castori potrebbe invece rilanciare Bakogu dal primo minuto dopo oltre un mese e mezzo, mentre sulla corsia di destra ritornano Struna e Pasciuti. La domenica poi vedrà in campo tutte le altre squadre. Alle 12.30 apre il Perugia che al Curi riceve il Crotone e cerca l'aggancio alla zona playoff. La prima doppietta in carriera potrebbe far rilanciare le quotazioni di Falcinelli, anche se Camplone, che recupera Rizzo, Tardei e Fossati, dovrebbe preferirli a De Magni. Drago deve fare i conti con la squalifica di Torregrossa, che dovrebbe essere sostituito da Padovan, affiancato da Ciano e Stojan. Alle 15 il Bari ospita la Pro Vercelli, sempre battuta dai pugliesi nei tre precedenti. Nicola sostituirà Sabelli e Calderoni con Salviato e Filippini, mentre in avanti Caputo sarà preferito nuovamente ad Ebagua. Scazzola deve rinunciare solo a Ragazzo, operato due giorni fa alla spalla sinistra, e a Castiglia, squalificato. A centrocampo quindi spazio per Musacci. Il Catania va a caccia di un successo atteso ormai da 8 turni, ma l'impresa non sarà certo facile contro un Avellino avvelenato dopo la sconfitta nel finale contro il Perugia. Marcolin perde Gilet oltre allo squalificato Schiavi e al loro posto ci saranno rispettivamente Terracciano e Saulo. Assenze pesanti anche per Rastelli, che deve fare a meno di Trotta, impegnato con l'Under 21, e degli squalificati Eli e Sbaffo. In attacco quindi si rivede Come. Sfida delicata in chiave salvezza anche quella tra Cittadella e Ternana, con gli Umbri mai vittoriosi finora al tombolato. Foscarini però è alle prese con una vera emergenza difesa visti i problemi fisici dei centrali Scaglia e Pellizzer. In avanti invece è possibile la staffetta tra Coralli e Stanco. Tesser, dal canto suo, oltre agli infortunati di lungo corso, deve rinunciare a Valgente e Bojinov, impegnato con la sua nazionale proprio contro l'Italia. Grande attesa a Frosinone per il primo derby laziale contro il Latina al Matusa in Serie B. Con i recuperi di Gori e Paganini, Stellone avrà tutto l'organico a disposizione, ad eccezione naturalmente degli squalificati Crivello e Sottimo. Gli unici dubbi riguardano dunque la difesa, con Kosic e Pamic in vantaggio su Blashard e Ciopani. Giuliano perde il capitano Viviani per squalifica, oltre all'acciaccato Ristoschi. In attacco possibile tridente Bidaoui, Soue o Duomadi. Il Modena vuole cancellare in fretta lo stop contro il Vicenza nella gara del Braglia contro il Varese. Pavan perde 4 titolari tra nazionali, squalifiche e infortuni e potrebbe rilanciare Marzura nel tridente con Granoce e Garritano. Bettinelli ritrova Fiamozzi e Osuci, ma perde Corti e Forzerea, che lamenta problemi ad un ginocchio. La Virtus Lanciano proverà ad interrompere la striscia positiva della Virtus Entella, che durerà 4 gare. Per farlo D'Aversa si affida al tridente piccolo Tiam Gatto, mentre gli assenti sicuri saranno Cerri e Bacinovic. Rina deve invece valutare le condizioni di Botta, che potrebbe non essere della gara, così come lo squalificato Jacoboni. Chi invece ci sarà sicuramente è Sforzini al rientro dopo il turno di stop. Infine, a chiudere la 33esima giornata di campionato, il posticipo delle 20.30 tra Brescia e Trapani. Calori è alle prese con numerosi infortuni, su tutti quello di Andrea Caracciolo, che starà ai box per almeno 20 giorni. Al suo posto quindi spazio per Corbia. Dal canto suo Cosmi, che non ha mai vinto nei 9 precedenti contro le rondinelle, deve rinunciare a Caldare e Vidano, mentre è da valutare Gomis, anche se l'estremo difensore non dovrebbe essere rischiato. Per tutte le altre informazioni e per guardare nel dettaglio le probabili formazioni basta visitare il nostro sito internet www.legaseriebb.it o i nostri profili social agli indirizzi in sovraimpressione. Grazie e arrivederci.